Adesso noi per parlare di Juventus ci colleghiamo con il nostro opinionista Viore Elvigna. Sentiamo se è già con noi al telefono. Pronto? Ciao Giancarla, buonasera a tutti. Allora, Viore, partiamo subito da questi numeri. Un ennesimo sold out per la Juve, quindi grande entusiasmo per quanto concerne la squadra, la nuova stagione che sta per cominciare. Beh, assolutamente sì, anche perché il mercato ha già portato a casa un elemento di spicco come Tevez, è già stato presentato Llorente, c'è Ogbonna in arrivo, poi naturalmente ci sarà ancora qualche innesto e di conseguenza non si può essere che più che positivi rispetto al mercato che è stato fatto fino a questo momento. Numeri in aumento anche per le vendite del merchandising, pare appunto che la maglia di Tevez ormai sia straricercata Sì. perché i primi lotti siano stati esauriti, bene così. Bene così, allora con te vorrei subito commentare le foto della nuova maglia away della Juventus. Le foto sono state messe appunto sul sito ufficiale, le commentiamo insieme, maglia gialla e pantaloncini blu, ovvero Viore, una delle divise da gioco cui i tifosi bianconeri sono più affezionati, perché lo ricordiamo è quella che vestiva Gaetano Scirea il 16 maggio dell'84 mentre alzava Basilea la Coppa delle Coppe, perché altri motivi sono i colori di Torino. Insomma, ti piace questa divisa? Beh, a me sì, anche perché la seconda maglia che ricorda Torino, dove la Juventus è stata la prima società calcistica appunto della città, è un qualcosa di importante, interessante e fondamentale. Poi ricorda un'annata storica come quella appunto della vittoria della Coppa delle Coppe, con la stessa maglia ma tonalità diverse, con qualche stella in più, con il colore blu e con qualche sottofondo giallo, abbiamo vinto anche la Champions League. Devo dire che preferisco una maglia di questo tipo, evocativa della città, rispetto a una rosa che mi ricordava Lello Chippi qualche anno fa. Quindi io do un parere positivo. Quindi tradizione ma anche design moderno, perché se la guardiamo è poi molto moderna, pur Design moderno perché riprendendo la naturalmente. tradizione, come si diceva. Sì, tradizione, design moderno, soprattutto anche logica degli sponsor che devono cercare ogni anno un prodotto nuovo per fare in modo che le persone possano comprare quanto di più ci sia uno sponsor importante come la Nike. Ecco, stavamo guardando la maglia che ha un taglio a polo, il colletto giallo, ecco qua lo stiamo vedendo con il bordo bianco-nero e all'interno del collo, non so se riusciamo a farlo vedere, non so se c'è proprio la foto, è uno scudetto, è impresso uno scudetto, è l'anno di fondazione del club, 1897, il bianco che torna anche sui bordi delle maniche con due strisce orizzontali. Dovrebbe essere cambiata, se non ricordo male, la scritta che l'anno scorso era quella legata all'affermazione di Boniperti. Quest'anno mi pare sia stata scelta online tra gli iscritti con la dicitura fino alla fine. Non so se si vede questo dettaglio all'interno della foto. Comunque è un concorso che è stato lanciato un mese fa appunto sui social network da parte della Nike e della Juventus. Ecco, questa è una maglia che rispetta l'ambiente, perché ricordiamo maglie e pantaloncini sono composti da 13 bottiglie di plastica riciclata. Fantastico, siamo i primi in tutto, come i piemontesi, i sabaudi sono sempre primi in tutto. L'importante è saper vendere in comunicazione anche questi dettagli che sono fondamentali e la Juventus in questo è brava. Allora, che voto dai, Viore, la divisa away della Juve? 7,5, poi quando la indosserò metterò mezzo punto in più. Va bene, quindi dagli dai un 8. Sì, ci sta a tutti gli effetti. Quindi queste maglie saranno, ricordiamo, disponibili a partire da domani. Ma adesso noi ci spostiamo Viorel alla prima squadra, perché ci sono state le visite mediche e quest'oggi subito il campo, una Juventus che non perde tempo ed è cominciata dunque la marcia di avvicinamento alla stagione delle gare ufficiali. Il gruppo, tra l'altro ricordiamo, privo dei nazionali, è stato sottoposto ad una prima sessione di test organizzati. Ecco, tra l'altro Sì, vi credo. mandiamo anche le foto delle visite mediche, ma soprattutto Viore, non so se tu riesci a vederci, commenteremo insieme la camicia di Matri. Sì, l'ho visto in qualche scatto. Credo che anni fa una camicia di questo tipo sarebbe stata censurata da Boniperti perché ha sempre Intanto stiamo preferito la. vedendo, ecco qui abbiamo Matri, davvero versione più divo di Hollywood, supermodello, abbronzatissimo con la camicia aperta,
praticamente fino allo sterno, quindi si vede l'abbronzatura, sfoggia una bella abbronzatura, maniche rivoltate, insomma, sembra davvero un attore. Beh, appunto, proprio per questo dicevo prima, anni fa un atteggiamento di questo tipo nello stile Juve non sarebbe stato concesso, Tu dici che neanche Moggi gli avrebbe permesso. subito chiuso, Moggi Boniperti gli avrebbero subito chiuso i bottoni? Assolutamente. Beh, intanto in molti hanno visto con sorpresa che Tevez è arrivato a Torino privo degli orecchini. Evidentemente Magari una quella è stata prima. una scelta sua. Probabilmente, però magari qualche consiglio gli è stato dato. Diciamo che Matri si sentiva ancora in vacanza, chi ama il campo non vede le visite mediche come l'approccio è già all'inizio della stagione, ma un pre-inizio. Però diciamo che in passato non sarebbe stato tollerato. Se ti ricordi bene, a suo tempo lì era motivo di ritardo, che cosa disse Moggi sul ritardo di Camoranesi rispetto al ritiro? Non era stato molto gentile durante la conferenza Guarda, stampa. io ero lì, gli tirò le orecchie in diretta, me lo ricordo In modo perfettamente. impressionante, dicendo che era un semplice appunto dipendente dalla Juventus Football Club che ne avrebbe pagato le conseguenze come qualsiasi dipendente che arriva sul posto di lavoro. Però secondo me sullo stile Juve su questo c'è ancora un po' da lavorare per No, alcuni vabbè, ma adesso giocatori. stiamo sorridendo, Sì, ma è chiaro. commentando. Però sono cambiati i tempi, questo credo che sia giusto sottolinearlo. Iore, però forse è giusto così. Beh, sì, sono tempi diversi, tempi in cui i giocatori scrivono in anteprima le notizie. C'è anche da dire che però sull'altra sponda, ne parlerai magari dopo con i ragazzi del Torino, Ventura ha imposto la chiusura delle luci dell'albergo del ritiro del Torino alle 22:30. Quindi da un lato c'è ancora qualche uomo di calcio che preferisce stare vecchi pari.